Chiama papà! Eh? Ha fatto il guado, eh? Scary! Scary, vieni qua! Ferma qua! Ehi, Scary! Guarda che va di traverso perché... Posto! Ti piace qua? Torna dal papà! Cosa fa Baudo? Da volta niente. Fieri, ti piace? Certo. Non ama sta cosa, però se lo fa fare. Guarda come goduta. Ma Baudo che la tocca, caspita. Eh beh, non è da tutti. Ok, direi che... Ferma! E beh, adesso le possiamo buttare quintalate di acqua addosso, no? Sì. Perché se no non la sciacquiamo mai più. Esatto. Vai, poi riempiamo di nuovo, cioè a parte che c'è anche l'altro. Voglio verso due sciacqui così ieri. Bravo, ci sta. Madonna, che fastidio questo. Ferma, Sherry, lo so, è fredda, ti fai il bagno nei laghi ghiacciati, adesso sopporti un attimo. No, io ci vado piano. Ferma. Ferma, tata. Vieni più di qua, verso di me. Vai. Madonna, è tutta pulita. Ferma, Sherry. Piano, Sherry. Ok. No. Ok, prova un po' in testa. Messo i panni. Chiudi gli occhietti. Bravo. Otto qui, è sciacquata. Ma secondo me... Sì, adesso si mette al sole e si asciuga. Ah. Non ci vai a terra, vero? Ma sicuro, andrò solo assieme al padre. Io non ne sono tanto convinto. Cosa combina? Sono i German Burger. Sono vegani? Sì, 100% vegan. Ok, sai che io ho certi gusti. Ma ripieni, cosa c'è? Tofu. Spiega un po'. Ah sì, perfetto. Sono ripieni di cheddar. Mamma mia. Adesso sto chiudendo. Ah, li fai tutti così, anche quelli sono da chiudere, quindi. No, vabbè. Spettacolo. Mezzo paura, cellula autoscostruita, non riesco a parlare, su Ford Ranger 3002 V6, spaventosa. Sì.
io che sia lui e l'altro, quella occhio, no? Che vuoi? Vieni. Vuoi il German Burger? Com'è Phil? Spettacolare. Ha superato le aspettative. Di brutto. Mi metti un po' di cipolla caramellata. Hai finito? Io respiro più, raga. Non sto bene. Com'è? Io, malissimo. Era buono? Non ho calcolato... che era talmente buono che non sono riuscita a fermarmi. Quindi avevo un boccone e nel frattempo... continuavo a mordere e l'ho finito in tempo zero, cioè loro sono grazie, a metà. Amore mio. E mi sento male. Sera, te che sei piccolina, come facciamo? Riesci a finirlo? Sì, mi metto in impegno. Sherry, se non me lo ruba lei... no, non vale. Un po' tempo. Lo facciamo sparire. Siamo due animali, cioè abbiamo finito subito. Ma il creatore di questa bontà lo vedo molto tranquillo. Come mai? In modo, con calma. Poi va giù. Perché ne hai già mangiati tanti, quindi il primo è sempre quello più... Ho rischiato la morte. Ne ho mangiati due una volta, uno dietro l'altro, da 400 grammi. Dopo non è vero, 800 grammi di carne mangiati. Una volta muoio. Non è vero. È che era avanzato, ho detto ma sì dai, c'è ancora un buchino. Morto. Beh, so per un giorno non hai mangiato, divano, per un giorno non hai mangiato niente. 800 grammi di carne. Sono tanti. Più le patate. Che entrano in camper. È andata, posto. Non è vero, ma non è vero. Tutto questo perché? Perché la Baud ha lasciato le chiavi dentro. Beh, apro la porta. Aspetta che mi ribalto. Non ci credo. Che è successo? Non so come si è chiuso, cioè non si è chiuso, ho chiuso e è rimasto bloccato, ma non... Però bisogna andare a finire i shopping. Ma hai aperto te? Non ho aperto. Guarda. Io! Era questo! Brava, non metterlo più lì. Era questo! Bucatone 4x4. Siamo qui a comprare la Slackline da Decathlon a Briançon. Siamo di nuovo in questa zona. Abbiamo fatto un giro ad anello. Quindi dov'è? Ah, la Slackline. Sono finite le slack, raga. Sei sicura? Mi sa di sì. Ma sapresti chiederlo? Tipo magari in magazzino. Excusez-moi. Le slackline? No, però aspetta. Ah, oui. Riusciranno i nostri eroi a comprare la slackline? Sì, no, forse. Non lo so. Sei un danno. Quando uno ne ha troppi, vedi, non vado più. Incredibile. Quante carte, tutte inutili tra l'altro. Davvero, mica le controllo sempre in base al periodo. Io sto morendo. Dov'è? Entri subito e dici. Visa per le slackline? Neanche per le birre abbiamo fatto ste corse. Figurati se ci piace. Vabbè, non questi con le perle magari. Belli, sì, sono loro. Ce l'avete voi Corona Digos, raga? Caldissimi, questi adesivi della San Salvario, seguiteli su Instagram. Siamo bollenti come il fuoco. Prendi la mozzarella, va? Dai, prendi la mozzarella. La grossa! Questo? Da quant'è? Da tre. Ce ne sono di più grossi? No. Dai, vabbè. Io vado, Baudo. Quanto è simpatico. E
E dove li metti? 3 ore e 50. Il termometro. Lo metti in camper? Ok. Ti piace? Smiley World. Smiley World. Dai, prendiamo, Paolo. Home sweet home. Yuhu! Okay, hello! Andale, andale! 28 anni. Ale! Robe per la Baudo. Robe per la Baudo. Dice che il mio vetro è sporco. Eh sì, no, niente. Ma brava. Ah, ma sei? Eh sì, eh. Il mio camper è da 6 posti. Termometro per la Baudo. Cava tappi che se ne rompo uno, sia mai che non posso aprirmi le dirette il vino. Giusto. Gli usterini per Iari sono di piccole dimensioni, ma lui piacciono lo stesso. Tipo 1,10 euro, quindi saranno fatti di morte. Qui. Questo buonissimo per la pizza. Yogurtini. Yogurtini perché si mangia sano. Yogurtini per gli amichetti che ce li hanno chiesti. Succhino da bere. Buono. Pizza. Mozzarella. Basilicone. Basilicone, il pezzo forte per questa sera, ragazzi. Pizza per tutti. Colori imbarazzanti. Perfetto. Rompimi le cose. Vinello. Oh sì. 20 euro facile. E via. No, dici 15. Ah, 15 euro? 15. Meno costa. Non c'è scritto 15, no? Ah, paura. Mi sembra. 3 litri, 15. 6, 12, 18. Buona. Sì, 5 bottiglie. No. Birre buone. Birre buone. E poi il carrello. Ciao, io vado, ciao. La Baudo vuole farsi male. No, prima, no, che la gente mi guarda male, poi che noioso. Dai, fai. No, la mia coscienza è troppo grossa per quel di te. La Baudo che mi cambia le marce. Mi piace guidare e anche è pronta lì con la manina. Sì. Dai, mettiamo sta terza. Vai. Ma lo sento il motore, non c'è bisogno che mi dici male. Ecco, lei prima si è stata lenta. Vediamo un po' la bambina se è lievitata, ha lievitato, come si dice? Oh sì, guarda che roba! Sto male. Bisognerebbe fare un sughettino, hai voglia? Grazie. Pizza! Questa sera tanta roba, ragazzi. Ho aggiunto un po' d'olio, Ele. Dove? No, olio, volevo dire la passata perché non bastava. Dove? Lì dentro. Fatto bene. Pizza.
altra pizza. Questa è davvero arrogante. Ce la schiaffiamo dentro così in maniera proprio arrogantissima. Altra pizza pronta, adesso la porto subito fuori. Sono veramente ottime cotte in forno. Dici che va bene? Vado. Che ne pensi? Aspetta che ti lascio anche questo. Sì. Così dopo col caldo. Va bene, vado a infornare. Vai. Vado, raga, ho aggiunto il basilico in questa pizza che è fatta di passato di pomodoro con aglio, con varie spezie, mozzarella, formaggi un po' molesti, würstel, zucchine grigliate e tanto, tanto, tanto basilico, perché io adoro fottutamente il basilico. Adesso chiudo. Secondo me è un 10 minuti e pronta. Pizza! Questa l'abbiamo fatta con tonno e cipolle. Molto arrogante. Ma il basilico qua ci sta, Phil, secondo te? Ma secondo me sì. Io direi di sì. Ora vado a prenderlo, perché qua anche siamo a buon punto. Adesso si aggiunge il basilico a tonnellate. Abbiamo comprato questa piantina di basilico che non so quanto durerà, però sicuramente per questa sera fa il suo lavoro. Ne metto tonnellate, perché io lo adoro, non mi interessa. Ne aggiungo proprio... Qui c'è del basilico con della pizza, per sbaglio. Pizza pronta! Mamma donna, che roba spaziale! Allora, togli questo. Allora, come ultima pizza ne ho fatto una veramente arrogante, c'è un po' di tutto. Adesso ce la schiaffo così, proprio prepotentemente, nel forno. Olè! E chi ha detto che in camper non si possa fare la pizza? Bam! Sto all'incirca esplodendo, però l'ultima pizza, l'ultima, la penultima pizza è pronta. Quindi... Ma Baudo, cosa vuoi? Mi prende in giro la Baudo? Spettacolo, ragazzi, spettacolo! Spengo. Come si spegne? Ah no, ma questo è il frigo, ho spento il frigo. Oh, Phil, vieni, ho spento il frigo. C'è i numeri qua. No, vieni, vabbè, vieni a controllare poi. No, è brutto. Vieni, vieni. Come si spegne? Ho spento il frigo, ho messo a zero qua, mi sa che si spegne. Non è un problema, no, no, no. Ah. Okay, devi spegnere il forno. L'altro lato. Ah, ok. Spento. Bella, pizza è pronta. Madò, si profumo. Ah! Boh, la porto fuori? Sì. Ah, ma ecco che ci abbiamo noi. Ci abbiamo noi. Vabbè. Baudo! Che vuoi? Vai a f***o culo. Mi sta bruciando la mano. Ah! Ah! Com'era la pizza? Buona. Buonissima. A te neanche lo chiedo. Il piatto parla da sé. Ho paura delle tue possibili... Buonissima, Yari, sei uno chef unico e inimitabile. Prima e ultima volta, raga. Poi non abituatevi a sta dolcezza. Ciao.